Salve a tutti e benvenuti o bentornati su The Dottora. Nel video articolo di oggi parleremo di diversi sintomi con cui si può presentare una malattia molto diffusa, cioè il diabete. Ma prima di iniziare col video articolo di oggi vi devo chiedere di iscrivervi al canale per aiutare questa community a crescere sempre di più, mettendo anche un bel like sotto questo video per farmi sapere che l'avete apprezzato e magari anche condividete questo video con chi pensate possa apprezzarlo ugualmente. E ricordatevi anche di attivare la campanella per sapere quando su The Dottora usciranno nuovi video. Bene, iniziamo subito! Si conoscono principalmente il diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2. In realtà esistono tanti altri tipi di diabete che però sono molto più rari. Quindi parleremo sostanzialmente di questi due tipi di diabete decisamente più conosciuti e che costituiscono la stragrande maggioranza dei casi. Il diabete di tipo 1 è più caratteristico dell'età giovanile, quindi di bambini e adolescenti, e tende a presentarsi in maniera più repentina, in maniera più improvvisa. Mentre invece il diabete di tipo 2 tende ad essere un po' più subdolo, infatti il suo esordio tende a essere preceduto da un lungo periodo asintomatico, cioè un periodo in cui, nonostante siano già possibili i danni agli organi, in realtà la persona che ne è affetta non sente nulla, non ha alcun sintomo, quindi non ha idea di avere già il diabete. Una caratteristica comune a entrambi questi tipi di diabete, quindi sia di tipo 1 che di tipo 2, è l'iperglicemia, quindi elevati livelli di zuccheri nel sangue. Proprio questa iperglicemia sta alla base, quindi va ad originare i sintomi di presentazione del diabete, oggetto del video articolo di oggi. Un sintomo tipico del diabete è produrre urine che contengono zuccheri. Normalmente il nostro sangue viene filtrato dai reni e questi devono anche disfarsi delle sostanze di scarto. Gli zuccheri non sono normalmente considerate sostanze di scarto, però cosa succede? Che nel diabete l'iperglicemia, quindi gli zuccheri nel sangue, sono così alti che il rene non riesce a star dietro, quindi a questa glicemia così alta, e quindi non riesce a riassorbirli a sufficienza. E una parte di questi zuccheri inevitabilmente va a finire nelle urine. Quindi abbiamo questi zuccheri nelle urine. Gli zuccheri nelle urine, tra l'altro, sono abbastanza facili da misurare attraverso delle striscette chiamate dipstick o urostick. Sono delle striscette reattive di carta, molto facilmente reperibili anche in farmacia. E quindi cosa succede dato che ci sono questi zuccheri nelle urine? Beh, gli zuccheri nelle urine per osmosi vanno ad attirare acqua e quindi si tende ad urinare molto di più del normale. Urinare molto di più del normale ci espone però a un rischio di disidratazione, e siccome uno dei compiti del nostro organismo è tenerci vivi evitando di morire disidratati, allora quello che avremo è oltre che fare tanta pipì, avere anche tanta sete. Quindi questo è il primo sintomo di esordio del diabete: tanta pipì e tanta sete. Nel diabete di tipo 1, quindi principalmente in persone giovani, bambini o adolescenti, non c'è un'adeguata produzione di insulina, che è un ormone molto importante e serve a far sì che gli zuccheri circolanti nel sangue possano essere utilizzati a scopo energetico, quindi possano essere mangiati dalle nostre cellule. Però in questo tipo di diabete l'insulina non è sufficiente, quindi è come se le nostre cellule rimanessero digiune. E quello che si può verificare, quindi, come presentazione del diabete è un'involontaria perdita di peso nonostante un adeguato introito calorico, oppure nel caso dei bambini o comunque quindi negli individui in crescita, un difetto di crescita, un rallentamento del ritmo di crescita. Abbiamo poi la visione offuscata come sintomo di esordio del diabete. La visione offuscata si verifica perché dopo un prolungato periodo di iperglicemia sintomatica, quindi diciamo che questo è più tipico del diabete di tipo 2, perché comunque si deve essere verificato un lungo periodo di glicemia molto alta e non controllata. Si può avere una visione offuscata perché? Perché zuccheri molto elevati nel sangue esercitano come un effetto opacizzante a lungo andare in varie zone dell'occhio, zone che dovrebbero essere perfettamente trasparenti per permetterci di vedere bene. Tra l'altro, i diabetici tendono ad avere un'aumentata incidenza di quella che si chiama dry eye syndrome, cioè sindrome da occhio secco, cioè sostanzialmente l'occhio è più secco del normale, il film lacrimale risulta essere alterato. Quindi anche una visione offuscata è una possibile modalità di esordio di questa malattia.
Il diabete può poi esordire con una rallentata guarigione delle ferite. Infatti, l'iperglicemia, quindi livelli elevati di zuccheri nel sangue, possono rallentare la guarigione delle ferite perché ostacolano la riparazione dei capillari. Quindi quando noi ci facciamo male, il nostro organismo deve attivarsi, deve andare a ricostruire quella zona che è stata danneggiata. E beh, avere livelli elevati di zuccheri nel sangue va a ostacolare questa fase iniziale di attivazione dell'organismo, in cui tutto deve essere messo in gioco per essere ricostruito adeguatamente e riportato alle condizioni normali. Ma non solo, la glicemia troppo alta tende anche a ostacolare la fase più tardiva di guarigione delle ferite, cioè quella in cui bisognerebbe rafforzare il tessuto cicatriziale e fare in modo appunto che torni davvero tutto alla normalità e che il tessuto di riparazione sia bello saldo e resistente. Poi abbiamo gli esordi più drammatici: la chetoacidosi diabetica per il diabete di tipo 1 e lo stato iperosmolare iperglicemico non chetosico. Sì, sembra uno scioglilingua, ma non lo è una condizione realmente esistente per il diabete di tipo 2. Sono sicuramente due modalità di esordio del diabete che non passano inosservate, che sono indice di uno scompenso metabolico molto importante. Possiamo avere nausea, vomito, dolore addominale, in particolare nella chetoacidosi, ma anche disidratazione, confusione mentale, tachicardia. Sostanzialmente queste due condizioni sono appunto piuttosto gravi e possono rapidamente degenerare, quindi sicuramente devono essere trattate in ambiente ospedaliero e riequilibrate il più rapidamente possibile. Pupi, proprio adesso ti devi lavare, eh? Pupi! Titi! Queste quindi erano delle possibili modalità di esordio del diabete e siamo quindi giunti alla fine del video articolo di oggi. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciandomi un bel like qua sotto al video, iscrivendovi al canale e magari lasciandomi un bel commento, facendomi magari qualche proposta di altre idee di video. E ricordate che ho anche una pagina Facebook dove trovate la versione scritta dei miei video articoli. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao da The Dottora!